10 anni come presidente Cru Unipol Liguria, 10 anni sono tanti, si prende molto, si dà anche tanto. Ma si prende molto, lo confermo, per me è stato un passaggio molto interessante, molto importante, anche perché la vita di Unipol è cambiata notevolmente in questo frattempo, quindi a questo punto insomma diciamo che è giusto passare la mano a qualcun altro. In che modo sono cambiate in questi 10 anni le relazioni con le organizzazioni che sono dentro il CRU e com'è cambiato anche il rapporto col territorio? Ma con le organizzazioni non sono cambiati i rapporti, perché poi sono organizzazioni che nella mia attività sindacale comunque ritrovo sul percorso, quindi sono sempre stati rapporti positivi eccetera. Poi con alti e bassi, perché poi le organizzazioni hanno la loro vita, siamo adesso al centro, nel mirino, come organismi intermedi di rappresentanza della politica nazionale, questo ovviamente ci ha un po' indebolito, ma da un certo punto di vista ci ha rafforzato. Rispetto al CRU, rispetto al territorio, credo che sia stato fatto, sono stati fatti vari passaggi, siamo cresciuti insieme alla crescita di Unipol, del gruppo Unipol e della sua vita, per cui si sono allargate sempre le conoscenze e le competenze. Rimane un valore fondamentale che ha sempre avuto Unipol di avere un consiglio regionale, cioè avere un rapporto con gli stakeholders che è molto molto importante. È importante per Unipol, è importante per le organizzazioni.